chi non fosse magari aggiornato sulla materia, voi sapete che noi abbiamo questo splendido compagno che è il cavallo, che è il nostro, per noi è un compagno di sport, di vita, di giochi dei nostri figli, però nella comunità è anche un... È un animale da reddito, parliamo, diciamo le cose come stanno. Può anche essere utilizzato a fini sia alimentari nella filiera umana, ma anche altre attività purtroppo da reddito, quindi non possiamo nasconderci. Sapete che negli anni passati l'Unione Europea ha previsto che sull'utilizzo dei cavalli, e questo è molto legato pure all'utilizzazione di farmaci per i cavalli sportivi, si era ipotizzato che si è regolamentato che il proprietario del cavallo potesse dichiarare, e questa dichiarazione è irreversibile, se quel cavallo fosse anche destinabile alla produzione alimentare umana, poi sottolineo umana, vi spiego perché, o non più destinato alla produzione alimentare umana. E questo è stato un passaggio molto importante per noi, perché nel fare questa scelta ti vai a sgravare da tutta una serie di incombenze legate alla gestione farmaci, perché un cavallo che potrebbe essere immesso alla produzione alimentare umana deve assumere dei farmaci con un certo criterio, con delle sospensioni, quindi chi ce l'ha in quella maniera deve avere tutti dei registri molto complessi, che per noi erano un problema enorme. Quindi per noi che non mangiamo i cavalli, diciamolo, era un problema gestirlo, e quindi questo aspetto di PA ci ha dato pure un sollevamento burocratico nella gestione quotidiana del circolo. Ovviamente stiamo parlando di non destinati alla produzione alimentare umana, ma purtroppo Lucia, volendo, possono essere destinati a... Questa altri... è l'altra domanda che ti volevo fare. Ci arrivo altri fini. La federazione ci ha sempre avuto questo tema nel suo cuore. Devo dire, sono tanti anni che la federazione combatte su questo argomento. Diversi presidenti, ha iniziato il presidente Croce, poi l'ha seguito anche il presidente Paul Grosso, e devo dire che stessi commissari hanno fatto interventi in questo genere. La federazione ha sempre cercato di orientare i nostri proprietari verso una scelta responsabile, che è quella di dichiarare i cavalli non destinati alla produzione alimentare umana. Purtroppo questa scelta negli anni, che è iniziato nel 2007, non ha mai avuto un'attuazione concreta nella nostra federazione, perché voi sapete come si muove una federazione. La federazione è rappresentata da un consiglio che delibera, queste delibere poi hanno delle circolari attuative che diventano la disposizione effettiva di queste scelte che fa il consiglio. Se noi facciamo una scelta e questa scelta non viene comunicata al nostro mondo, rimane all'interno di un cassetto. Purtroppo il presidente Croce fece un primo passo molto importante in questo senso, fece nel 2007, nel 2008, poco prima della sua, della scadenza del suo mandato, poi lui non fu rieletto, fece la prima circolare attuativa. Questa circolare stette un mese in vigore, a gennaio del 2009 fu sospesa. Successivamente fecero ulteriori interventi, tra cui l'ultimo più significativo lo fecero i commissari nel 2015, che fecero un convegno e un libro, sulla gestione dei cavalli, e in particolare sul fatto che i cavalli dovessero essere dichiarati non DPA. Anche questa scelta dei commissari poi non fu attuata nella gestione di Orlandi successiva attraverso una circolare. Questo, la dimostrazione ce l'abbiamo nel fatto che all'interno del nostro sistema ci sono tantissimi cavalli DPA che gareggiano quotidianamente, tutte le settimane, al nostro sistema. Non è un numero impressionante, noi lo stimiamo intorno al 20-25% dei nostri tesserati. Su questo argomento, a dicembre, nell'approvare la prima parte del regolamento che è già entrata in vigore, ci siamo confrontati in maniera molto molto seria, molto responsabile, perché poi di fronte a questi temi non è permesso il fanatismo, non è permesso l'estremismo, ci vuole molta responsabilità.
anche perché stiamo parlando di un tema che non è obbligatorio per legge. La FEI non regolamenta, lo Stato italiano non regolamenta, cioè concede la facoltà ma non l'obbligo. Io devo dire, con un po' di coraggio, se mi è consentito, ma non tanto mio, dei miei consiglieri, perché poi noi siamo un team, cioè la faccia ce la mettiamo tutti e 10, abbiamo detto perché non proviamo a fare un percorso responsabile in questo senso e cercare di portare i proprietari, perché poi i cavalli sono purtroppo vittime di questo discorso, verso una scelta responsabile, ma non costringerli, perché purtroppo non possiamo costringerli, perché la legge non ci dà questo obbligo. Portiamoceli con un processo di sensibilizzazione e con un processo di amore, un processo di condivisione, facendo alcuni passaggi successivi. Quindi il primo passaggio che noi abbiamo utilizzato è quello di mettere questo argomento, che era stato trattato nel tempo in maniera un po' sporadica, messo a destra, a sinistra, all'interno del regolamento centrale, articolo 33 del nostro regolamento generale, e l'abbiamo messo là. Successivamente dobbiamo adesso pensare a come attuare questo ingresso, come limitare l'ingresso di cavalli non DPA all'interno della nostra federazione. Su questo argomento tu, da giornalista attenta e professionale quale sei, sei già stata informata che ovviamente le rappresentanti datoriali delle associazioni di categoria, quindi Confagricoltura che rappresenta gli allevatori, e il MIPAF stesso ci hanno scritto già due lettere dicendo: signori, cosa state facendo su questo argomento che non è un obbligo né di legge italiana né di legge FEI, e quindi ci state creando una disparità di trattamento rispetto agli altri stati. Noi su questo argomento, insieme al vicepresidente Bicocchi, che ha la delega sulla parte, diciamo, allevamento MIPAF, stiamo aprendo adesso un tavolo sereno di confronto, stiamo spiegando e spiegheremo quelle che sono le nostre ragioni, le nostre idee, e vorremmo condividere un percorso per riuscire, prima federazione al mondo, non in Europa, al mondo, ad avere un repertorio dove possono entrare soltanto cavalli che siano non destinabili alla produzione alimentare umana. Perché la federazione è una federazione sportiva, possiamo cercare di indirizzare i nostri utenti verso delle scelte, non possiamo purtroppo obbligarli, però siccome noi riteniamo che il cavallo è un compagno non di sport ma di vita e che deve avere una vita serena vicino a noi fino alla fine, vorremmo sensibilizzare tutti i nostri utenti, di cui la maggior parte già sono sensibili a questo argomento, però qualcuno magari in maniera, non perché non è sensibile, ma per non conoscenza, vorremmo sensibilizzarli e portarli verso questa direzione. Spero. Sì, credo che la federazione dovrebbe prendere anche un impegno, però ci sono i cavalli di scuola. Noi sappiamo benissimo che DPA o non DPA, i cavalli poi in larga misura al mattatoio purtroppo ci finiscono, e certo, chiunque ci viva in questo mondo lo sa. Il problema grosso sono proprio i cavalli di scuola, perché a un proprietario o a un cavaliere si può parlare di etica, al circolo ippico che campa facendo le lezioni i cavalli vecchi dove diavolo se li mette? Possiamo pensare in prospettiva a un progetto che aiuti questi cavalli a trovare una collocazione, come fattorie didattiche? Inventiamoci qualcosa, se no è ipocrita tutto quello di cui stiamo parlando. Con i consiglieri noi ci confrontiamo spesso, perché poi ci sono tematiche piacevoli, tematiche complesse, tematiche importanti, e questa per noi è una delle tematiche più delicate, perché vincere questa battaglia vale quanto una medaglia sportiva per noi, perché è anche un ritorno enorme d'immagine. Riuscire a portare il nostro movimento in quella direzione con un punto di equilibrio, perché purtroppo non ci sta una legge che ci impone a livello italiano, europeo o mondiale. Ma se io so che il mio il cavallo del circolo posso sistemarlo, ce lo mando, certo. È rara, allora, la persona che... Portare i nostri utenti in questa direzione
è fondamentale, ma ce lo devo portare con intelligenza. Ripeto, noi, la nostra federazione abborrisce il fanatismo, abborrisce l'estremismo. Noi cerchiamo la condivisione, la partecipazione, l'amore sulle scelte. Su questo argomento, come ti dicevo, che è un argomento che va avanti dal 2007 e non ha trovato ancora una soluzione, ora non la troviamo noi con uno schiocco di dita oggi, l'abbiamo voluto affrontare, noi potevamo fregarcene questo argomento, far finta che era come era prima, lasciare come era tutto prima, noi siamo convinti che non ci stanno i cavalli di piano, certo. In realtà ci stanno e siamo tutti contenti. Invece noi l'abbiamo voluto affrontare e soprattutto la federazione l'ha affrontato nel tempo, eppure su questo argomento lo stesso Paul Gross, c'è stato Croce, c'è stato Paul Gross, ci sono stati i commissari, l'hanno affrontato e aveva già instaurato un progetto che si chiama Cavalli a Riposo, che è un progetto federale, un progetto sul quale noi dobbiamo veramente investire, non metterlo sul sito col titolo progetto federale. Questo progetto, che è un progetto molto, il progetto Cavalli a Riposo, un progetto molto importante, potrebbe dare l'occasione per tanti cavalli per avere quella che, passami il termine, può essere una decorosa pensione, e su questo argomento col consiglio ora ci dobbiamo confrontare e trovare pure un modo di sostenibilità, perché poi a fare il progetto siamo tutti bravi, ma il progetto deve essere pure sostenibile, perché se non è sostenibile le scuole, l'incontro con i bambini, un cavallo noi anziano abbiamo, signori noi ci abbiamo questo cavallo, nei tempi moderni si è scoperto un grandissimo terapeuta, e ovviamente più il cavallo va avanti negli anni e più acquisisce docilità, mansuetudine, e poter questi cavalli, senza farli lavorare, perché tu giustamente mi dirai che continui sto cavallo fino a 30 anni a farlo lavorare. Ma quello l'ha già proposto un altro. Però il cavallo, finita l'attività sportiva, pure per motivi di infortunio e via dicendo, non è detto che non possa continuare un'attività terapeutica. O svolgere una funzione psicopedagogica con i bambini. Assolutamente. Questo quindi è il punto. Non è, da terra. Non è soltanto il problema del cavallo a riposo, e del riutilizzo del cavallo il tema. Allora noi, signori, oggi non è che ci possiamo limitare soltanto a fare la propaganda. Allora noi siamo pro cavalli, non di più. Noi dobbiamo dare delle soluzioni. A fare la propaganda è semplice, a trovare soluzioni è complicato. Allora, un consiglio fattivo, come ci riputiamo noi, di gente pratica, non si può limitare a fare proclami. La nostra non è una federazione di proclami, noi anzi proclamiamo forse meno di quello che facciamo. La nostra è una federazione di fatti. Allora, su questi argomenti dobbiamo essere responsabili e dobbiamo fare cose concrete. Quel progetto è sicuramente un inizio, quel progetto va messo in sinergia con tutta una serie di attività. Il progetto, ho parlato prima delle scuole di equitazione, le scuole di equitazione che devono ritornare al centro del villaggio sono la soluzione di molti di questi problemi, perché poi all'interno delle scuole di equitazione, se si fa il potere via, se si fa l'attività, i cavalli sono sempre utili. Quindi questi cavalli, come dicevo prima per gli atleti, non devono essere abbandonati dopo che ti hanno dato il risultato, perché questo non è corretto e non è nel nostro stile. Questi cavalli vanno seguiti così come vanno seguiti gli atleti e come vorremmo fare un po' all'interno del nostro mondo. Quindi su questo argomento siamo in prima linea, lo stiamo affrontando con serietà, lo stiamo con ponderazione, guardando i problemi a 360 gradi, non a testa bassa che poi prendi un palo in fronte e dici che è successo. Però lo stiamo affrontando. Purtroppo tu sai meglio di me che Facebook e le tastiere hanno creato delle piazze virtuali dove soprattutto hanno fatto passare l'idea che quel benedetto libricino del 2015 fosse il Vademecum. No, era un indicatore, ma non era. Non un è mai stato attuato, Lucia. Appunto, noi, lo so. Nel nostro mondo ci abbiamo io diversi so. Cavalli. Io non faccio per motivi di riservatezza nomi e cognomi. Noi abbiamo dei signori cavalieri, considerati pure dei grandi cavalieri a livello naturalistico nel rapporto al cavallo, che montano cavalli DPA in gara. Poi qui apriremo un dibattito enorme, ce